Il decreto Salva Abruzzo non è piaciuto all'Abruzzo e ancora di meno alla provincia di Teramo, che esce da maltempo e terremoto con le ossa rotte. La protesta dei sindaci teramani è arrivata a Roma e da Roma oggi è arrivato a Teramo il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Paolo Gentiloni per una visita prima a Montorio e poi in città, dove ha incontrato i primi cittadini dei comuni più colpiti del territorio provinciale. Presente anche l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe, che ha quantificato in Abruzzo un danno indiretto al settore di circa 50 milioni di euro. Questa è la risposta dello Stato. Il messaggio credo che tutti gli italiani conoscono, ma di cui dobbiamo essere consapevoli, è che una parte del nostro paese è stata ripetutamente colpita in modo molto grave. Non si è trattato solo di un episodio, ma purtroppo di una sequenza. E questo non deve incrinare la coesione delle nostre comunità e la fiducia nel futuro. Però bisogna lavorare e lavorare in fretta, perché solo se le istituzioni, dal governo alla regione, ai sindaci, alla protezione civile, saranno veramente unite e rapide, questo potrà consentire di restituire fiducia ai nostri territori. Oggi il rischio maggiore è quello di perdere un po' di fiducia nel futuro in queste zone. No, e quindi bisogna risolvere i problemi di emergenza, ma piano piano dare speranza, reinvestire sulle vocazioni di questi territori, sul turismo, sulle imprese, sull'agricoltura. Per me è stato molto molto utile ascoltare le esigenze, i problemi, anche le lamentele che vengono dal territorio e in particolare dai sindaci. E tornerò presto. In particolare per il teramano credo che serva un piano soprattutto sul tema urgente, sul tema della viabilità, ma poi serve tutto il resto su cui stiamo lavorando, alloggi di emergenza, scuole, rimozione delle macerie. Grazie. Dispiaciuti ed amareggiati i sindaci di alcuni comuni teramani che non sono rientrati nel cratere nonostante i milioni di danni che il combinato neve-terremoto ha causato alle loro zone. Hanno chiesto oggi al Presidente Gentiloni di inserirli nel decreto definitivo. Sindaco, che cosa vi siete detti col Presidente Gentiloni? Allora, io ho chiesto veramente con il cuore in mano al Presidente di venire sul mio territorio, perché è un territorio martoriato dall'emergenza neve e sisma del 18 di gennaio. Tutte le aziende agricole hanno riportato danni, non sono più in grado di lavorare, sono in ginocchio, per cui io ho proprio chiesto al Presidente cos'altro deve ancora accadere affinché Castelcastagna abbia cittadinanza in un cratere sismico. E coincidenza ha voluto che proprio mentre il Presidente Gentiloni stesse rassicurando i sindaci teramani sul futuro sostegno dello Stato alla ricostruzione della rete viaria in provincia di Teramo, sia arrivata la notizia di una frana disastrosa sulla provinciale 32 per Castiglion Messer Raimondo, che ha di fatto isolato 11 famiglie della frazione San Giorgio e dell'evacuazione dei residenti di Ripe e di Civitella per lo smottamento della collina.